Il castagno è un bene prezioso per tutta l'Irpinia e per questa ragione va di certo preservato. Un punto di partenza potrebbe essere la lotta biologica al cinipite calligeno del castagno. Il progetto di ricerca e sviluppo è stato presentato anche a Cervinara. Stiamo divulgando quelli che sono i risultati di un progetto di ricerca fatto con diversi partner pubblici e privati sulla ottimizzazione di processi di riproduzione del Thorimus sinensis, il parassitoide. Noi riteniamo che questa è la strada da intraprendere, abbinare alla lotta biologica una gestione ottimale del castagno ed evitare, per ciò che è possibile, di fare eccessivi trattamenti chimici, ma se farli, farli mirati nel rispetto della legge che ci consentono dei trattamenti mirati con alcuni prodotti in alcuni periodi per fare in modo che la nostra biodiversità non venga distrutta. Sono stati realizzati sia da parte pubblica che da parte privata, sono stati effettuati diversi lanci e giungono notizie positive perché confrontando i dati con il Piemonte, diciamo che anche qui nelle nostre zone, nel giro di un paio d'anni si dovrebbe debellare questo famoso calligeno che infesta le nostre piante. L'associazione produttori Castanicoli ci sta dando delle buone notizie stamattina, dobbiamo solo aspettare, continuare con questa cura dei terreni e continuare a fare i lanci e i risultati dovranno venire per forza di cose, così come è avvenuto in Piemonte.